Un punto e qualche rammarico per il San Nicolò, che non sfrutta appieno il fattore campo contro la San Giustese e che riesce in rimonta ad evitare quello che sarebbe stato il secondo KO consecutivo. Campanile lancia in avanti Di Benedetto e Giampaolo, ma ci saranno difficoltà nel corso del primo tempo nello scegliere la posizione migliore per Maisto, che parte prima esterno destro, poi va a sinistra ed infine finisce da attaccante insieme a Giampaolo. I biancazzurri si fanno vedere già all'ottavo minuto con questa bella combinazione tra Giampaolo e Massetti, ma il tiro di quest'ultimo si spegne di un soffio sul fondo. Al tredicesimo è Sassarini ad impegnare dalla distanza Chiodini, ma la San Giustese, neopromossa ed attualmente con una classifica migliore del San Nicolò, passa in vantaggio al diciottesimo. Dagli sviluppi di un angolo, Gori non è perfetto sul primo palo. La palla arriva a Scognamiglio, che col mancino porta avanti i suoi. La reazione del San Nicolò si chiama Maisto, ma il tentativo, poco dopo la mezz'ora, dopo una bella rovesciata di Massetti, non inquadra la porta. Prima di rientrare negli spogliatoi c'è il tempo di vedere Di Benedetto indirizzare al volo di destro alto sulla traversa. La ripresa si apre con il primo cambio per Campanile. Esce Belcev, entra Fabriani, ma che dire, al quarto tenta subito in diagonale di raddoppiare. E Di Benedetto con un destro a giro a provare all'undicesimo a suonare la sveglia ai biancazzurri, con Sassarini che qualche minuto dopo lo imita dalla distanza, spingendo Chiodini alla deviazione. La San Giustese sente la pressione del San Nicolò, ma sfiora con Camillucci il raddoppio dalla distanza. I tempi però sono maturi per la squadra di Campanile. Massetti, dalla destra, forse il migliore tra i suoi, premia il movimento sul secondo palo di Di Benedetto per il gol del pari. Ci pensa poi Chiodini al 38esimo ad anticipare Chiacchiarelli, un istante prima che il giocatore biancazzurro possa battere a rete. La pressione di un San Nicolò a caccia della vittoria cala di intensità, ma è comunque costante. E ancora Chiacchiarelli ad impegnare Chiodini dalla distanza, con il portiere della San Giustese che allontana di piede ed azione poi fermata dal direttore di gara. Il finale di partita è tutto dei marchigiani, che premono senza però riuscire a creare occasioni clamorose. Per i biancazzurri la marcia riprende, ma per allontanarsi dalla zona calda della classifica servirà qualcosa in più. Mister, un punto per riprendere la marcia verso la salvezza, però forse meno di quanto ti aspettassi. Ma sicuramente era importante dopo una sconfitta pesante subita domenica scorsa, derivata da un secondo tempo disastroso, quindi sotto l'aspetto psicologico sicuramente non stavamo benissimo, anche se i primi 10 minuti del primo tempo oggi penso abbiamo creato 2 o 3 occasioni da gol, non siamo riusciti a sfruttarle. E poi ha preso in mano il pallino del gioco la San Giustese, perché la qualità soprattutto in mezzo al campo, quindi noi ritardavamo un po' le uscite. Però se vado ad analizzare pure il primo tempo, credo che non abbiamo mai subito un tiro in porta se non l'azione dell'angolo che abbiamo lasciato l'uomo da solo in area e abbiamo subito il gol. Poi c'è stata una grandissima reazione da parte della squadra. Abbiamo alzato il baricentro, siamo andati a pressarli un pochino più alti, loro hanno trovato difficoltà nel loro palleggio e il secondo tempo secondo me è stato forse elevati gli ultimi 5 minuti dove abbiamo sofferto un po', è stato di marca nostra. Mister, un discreto primo tempo, poi qualche difficoltà in più nella ripresa, alla fine è un pareggio tutto sommato giusto? Direi che la disamina della gara l'ha fatta in modo perfetto. Noi abbiamo fatto molto molto bene il primo tempo, dove abbiamo consumato molto e forse dovevamo essere più attenti per cercare di chiudere la partita. Abbiamo sprecato molto nel primo tempo, loro sono venuti fuori tantissimo nel secondo, ci hanno messo in difficoltà e alla fine era anche una gara con un ottimo spessore nervoso, perché loro dovevano vincere per cercare di riagganciarsi, noi volevamo tenerli dove erano e quindi dal punto di vista agonistico la gara ha assunto un aspetto un pochino più complesso di quello che pensavamo.